Signore e signori, benvenuti in questa nuovissima ricetta con Super G, che sono sempre io. Allora, oggi, nella nuova ricetta che andiamo a preparare insieme, andiamo a preparare il burro d'arachidi. In realtà è molto semplice da fare, quindi al posto di comprare quelli con mille conservanti all'interno, prepariamolo noi, che tanto è velocissimo, in 20 minuti totali il burro d'arachidi è pronto, di cui 10 minuti sono la tostatura delle arachidi, nonostante siano già quelle tostate, ma bisogna ritostarle, diciamo. Quindi gli ingredienti che ci servono sono ovviamente le arachidi tostate, io ho preso queste da sgusciare, quindi le sgusceremo, miele, olio di arachidi e un pizzico di sale. Quindi 4 ingredienti, 20 minuti e burro d'arachidi. Quindi iniziamo tra 3, 2, 1... Quindi iniziamo con lo sbucciare, esatto. Una ad una. Se voi trovate le arachidi tostate e non salate, non le trovate, quindi vabbè, le faccio così, non c'è problema. E appunto le peso per arrivare ai 200 grammi. Esatto, come vedete qua arriveremo intorno ai 200 grammi. Con tanta pazienza. Ovviamente non devono essere salate, perché altrimenti il burro d'arachidi poi non... Sì, serve un pizzico di sale, però le arachidi salate sono tanto salate, quindi esatto. Sarebbe troppo salato. Tra l'altro, dai, facciamo un piccolo spoiler, diciamo che questo burro d'arachidi servirà per fare un'altra ricetta che vedrete ovviamente prossimamente. Esatto, e anche i ceci lì dietro non sono lì per... arredo, esatto. Questo magari lo chiudiamo perché mi incuriosisce, non sono lì per arredo, ma ci sarà anche con quelli una nuova ricetta, quindi rimanete connessi per sapere tutto quello che succederà. Esattamente, non vi perdete nulla. E quindi aspettiamo che di arrivare a 200 grammi. Ci vediamo tra 7 ore. Esatto. Allora ragazzi, dopo... 2 ore? No, non è vero. Dopo almeno un quarto 20... d'ora più esatto. O meno, 20 minuti, mettiamo l'ultima manciatina di arachidi. Eccole qua. E senza il misurino chiudiamo il boccale del bimbi, senza misurino lo avviamo per 10 minuti, 120 gradi, velocità 1. Quindi per 10 minuti lui va e le tosta. Poi ci vediamo dopo per la spolverizzazione. Dopo, ciao! Eccoci! Allora, le nostre arachidi finalmente sono tostate e ora dobbiamo andare a posizionare il misurino, avviare il bimbi per 30 secondi, velocità 7 e andiamo appunto a tritare tutto quanto. Quindi 30 secondi, velocità 7. E via! E lui parte. Caspita! Dopo questi 30 secondi andiamo a vedere qua... la nostra polvere. Cavolo, arachidi spettacolare già, E l'andiamo a praticamente abbassare e riunire tutta sul fondo, così viene fuori un caldino, un profumino da qui, mamma mia. Ok, facciamo scendere tutto e proseguiamo con il prossimo step, che è quello di posizionare nuovamente il misurino. Quindi chiudiamo di nuovo il nostro bimbi e abbiamo per 30 secondi di nuovo velocità 7 nuovamente, e quindi via. E dopo altri 30 secondi, esatto, ecco qui che più o meno già insomma è come prima. Controlliamo, c'è una novità, che effettivamente sia tutto tritato. Ok, riuniamo tutto sul fondo per bene e andiamo, scusate, senza sbattere contro la camera, vi ho urtati, andiamo ad aggiungere un pizzichino di sale. Quindi prendiamo il nostro macinino che trovate in descrizione, esatto. Il nostro macinino elettrico che ci chiedete sempre. Un pizzichino di sale, perfetto. Avanti, posizioniamo di nuovo il misurino. Quindi diciamo che è più una procedura per far diventare questi arachidi un burro vero e proprio. Esatto, quanto più pastoso possibile. Avanti, 30 secondi, velocità 7 di nuovo. Aspettiamo. E dopo altri 30 secondi siamo di nuovo qua. Di nuovo tutto sul fondo. Vediamo. E sarà da rifare di nuovo questo perché passaggio. Come vedete, piano piano... sta diventando burro, vedete? Diventando sempre più burroso, sempre più olioso nel senso... Esatto, praticamente le arachidi stanno rilasciando il loro olio. Quindi tiriamo giù tutto per bene. E il top di questa ricetta è che essendo completamente naturale, questi sono solo arachidi praticamente.
Esatto. Vabbè, dopo Poi aggiungiamo metteremo, il miele e un pochettino di olio, però però. non ci sono le stupidaggini che magari si possono trovare in quelli già fatti, ecco. Esatto, quindi riuniamo tutto bene che lui adesso riparte di nuovo e per altri 30 secondi appunto va a polverizzare tutto. Quindi rimettiamo il nostro misurino e per altri 30 secondi velocità 7. Ci arriviamo tra 30 secondi. E dopo altri 30 secondi a velocità 6 ci siamo Esatto, sbagliati, quindi a non posto velocità 7 7. era 6, comunque secondo me cambia poco. Esatto, Questa è, guardate. guardate già la differenza. Guardate la differenza, ragazzi. È già burro, diciamo. Esatto, però ovviamente così è un po' Ma povero, forse va aggiunto un po' di miele giusto per dargli un po' più di sapore. E quindi ora aspettate che con una spatolina vado a togliere tutto, così si però mescola pensare tutto come per certe bene. cose sono molto 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 semplici da fare, super naturali in teoria. Eppure Esatto. poi quando si vanno a comprare al supermercato, Sono piene di schifezze. esatto, si leggono gli Purtroppo. ingredienti, ci sono 7.000 cose. Ok, aggiungiamo 40 grammi di miele. Io Miele, utilizzo come vedete, questo, esatto, super che è il miele mille foglie. mille E fiori. mille fiori, mille foglie da torta. Quindi mettiamo 40 grammi. Di miele. Super fresh questo miele. Siamo a 30. Aggiungiamo ancora un pochettino. Perfetto. Andiamo quindi ad aggiungere il nostro ultimo ingrediente, quindi abbiamo aggiunto il miele, andiamo ad aggiungere anche 35 grammi di olio Olio. di arachidi. Quindi andiamo. Ecco, perfetto. Ok, abbiamo fatto il danno. E quindi qui dentro c'è l'olio, il miele, un pizzico di sale E e le ovviamente gli arachidi, arachidi, come esatto. Ora, vedete. per 3 volte dobbiamo avviare il bimby, chiusa ovviamente il boccale, per 1 minuto a velocità 5, per 3 volte. Quindi lo avviate 1 minuto, lo fermate, riunite sul fondo con la spatola, avviate, fermate e così via per Sì, 3 volte comunque in vedete, totale. fatelo 2 o 3 volte, secondo me va anche un po' a vostra No, e discrezione. perché comunque deve amalgamarsi tutto per bene. Sì, Quindi 1 minuto, velocità 5, avviamo e via. Passate appunto le 2 volte, in realtà abbiamo scoperto che sono 2 e non 3, abbiamo sbagliato noi. che come ho detto prima, domani 2 o 3 volte cambia poco, guardate qua E questo è il il risultato. risultato. E nulla, sostanzialmente adesso lo andiamo a mettere nel nostro vasetto con la chiusura ermetica e lo andiamo a riporre in frigorifero fino a quando andremo ad utilizzarlo. Quindi prendiamo anche in questo caso, vediamo se è una buona idea oppure no, vediamo, se con questo lo riesco a prendere, magari è meglio, perché ora è ancora caldo, quindi vedete che è un po' Solido, diciamo, esatto, però va bene, secondo me. perché ovviamente essendo ancora caldo si sbriciola tipo. Ma allora noi andiamo a metterlo qui dentro, voilà, e poi raffreddandosi si andrà a creare appunto la nostra cremina. Poi è ovvio che secondo me si potrebbe mettere un pochettino più di olio se si vuole ancora più liquido, Cremoso, esatto. esatto. Noi sinceramente non siamo dei grandissimi amanti di olio e zucchero, come sapete, Allora, in quindi. realtà questa ricetta l'abbiamo provata e vediamo il risultato poi finale, però secondo me è normale che adesso essendo proprio caldo faccia questa cosa qua, adesso che poi si va ad amalgamare tutto insieme, poi si sta tipo si stabilizza. Ve lo sapremo dire. Esatto, noi intanto lo mettiamo nel nostro Che vasettino. forse è troppo piccolo. No, 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 è perfetto, perché 250 grammi, quello è quello della marmellata da Ci sta 250 grammi e perfettamente. quindi direi perfetto. Quindi le ultime, l'ultimo pochino. Voilà. E voilà. Perfetto. Vediamo un attimo qui di togliere tutto per bene. Ed ecco fatto. Essendo poi ancora caldo lo andiamo a chiudere bene subito, che così si chiude, diciamo non ermeticamente, perché vabbè non è che bolle, però comunque fa il suo sottovuoto, diciamo. Eccolo qua, dopo aver finito, diciamo, il tutto, guardate, è perfetto, raga. Perfetto. Guardate, nel suo Perfetto. vasetto, direi di andare a fare un piccolo assaggio, piccolo piccolo però. Quindi prendiamo un pochettino e lo assaggiamo.
buonissimo. Buono? Veramente buono. Top top, raga. Veramente buonissimo, caspita. Come sapete, ora, appunto, lo andremo a utilizzare poi domani per una, un'altra ricetta che ora vedrete. Lo facciamo raffreddare per bene, prima di metterlo in frigorifero, ovviamente, però veramente buonissimo. Esatto, bisogna farlo raffreddare e dopodiché metterlo in frigo. Ovvio che, ripeto, probabilmente voi lo vedete meno olioso, diciamo, di quelli classici che trovate in commercio, semplicemente secondo me perché quelli in commercio ci sbattono un sacco di olio per tenerlo tanto nel tempo. Deve proprio raffreddare, secondo me. Vedremo. Quindi noi andiamo a chiudere per bene e lo lasciamo raffreddare, una volta freddo, frigorifero, e domani lo utilizziamo insieme. E grazie mille. Grazie mille per averci seguito, per essere arrivati fino a qui. Lasciate un bel like e un commento. Lasciate un commento con un arachide se siete arrivati fino a qui. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguiteci su tutti i social, quindi Instagram, qui su YouTube, su TikTok, su Telegram. Noi vi aspettiamo e alla prossima. E attivate la campanellina sempre. E iscrivetevi. Un bacione grande, grazie per la compagnia ancora e alla prossima. Ciao.